I leader degli schieramenti, confrontarsi in un faccia a faccia in televisione, magari come ha proposto Renzi, con le coperture certificate in mano? Secondo me sì, non credo che sia un problema questo. Io sono candidato per la Regione Lombardia, non ho problemi a confrontarmi con nessuno perché sono forte delle idee che abbiamo costruito in questi anni per risolvere i problemi che la politica ha creato in Lombardia. Per quanto riguarda poi la parte nazionale parlamentare, confrontatevi con chi si occupa di quella e sicuramente vi risponderà. L'ultima volta Di Maio, dopo che insomma si era detto favorevole a un confronto sulla sette, aveva posto alcune condizioni, poi all'ultimo momento ha detto no vabbè, ma Renzi non contavi niente, quindi inutile fare un confronto televisivo con lui. Stavolta magari sarebbe il caso. Beh, ma Di Maio arriva e chiedete a lui. Io rispondo come Dario Violi, come candidato governatore di Regione Lombardia. Lei questo confronto televisivo lo auspica? Io non ho alcun problema per quanto riguarda la mia candidatura a confrontarmi con gli altri candidati presidenti. Quando poi arriverà Di Maio chiederete a lui qual è la sua posizione e vi risponderà come Luigi Di Maio, come candidato premier del Movimento 5 Stelle. Quando Maroni ha rinunciato, pensando di essere favorito, insomma. Beh, sicuramente noi possiamo giocarci la nostra partita anche oggi. Noi siamo qua a parlare dei problemi delle imprese lombarde e a spiegare come intendiamo risolverli, i problemi che sono stati creati da una cattiva gestione politica che ha creato burocrazia per fare leggi, per fare comunicati stampa. Abbiamo delle proposte da fare, ci confronteremo con le imprese come stiamo facendo ormai da mesi se non da anni e siamo forti di questo, mentre gli altri gruppi politici e le coalizioni stanno discutendo chi di candidati, chi di spaccature, chi di sinistra e chi di estrema destra. Noi ragioniamo con i lombardi e per i lombardi per cercare di risolvere i loro problemi. E anche a livello regionale si può dire così di alleanze? Assolutamente sì, abbiamo anche una legge che non prevede la necessità di alleanze, non c'è un ballottaggio, non c'è, quindi non c'è assolutamente. Ma Indifferente rappresenta un modello di Lombardia che conosciamo, che ha aumentato le tasse dei lombardi, che crea gabelle e burocrazia per le imprese, che ha aumentato le liste d'attesa e che ha dato la sanità in mano ai privati. Che sia Fontana, che sia Gelmini, che sia Gori, la sostanza poi per i lombardi non cambia. Ci sarà un effetto trascinamento tra le politiche e le regionali, secondo lei? Beh, i dati dicono questo, io non faccio l'analista di mestiere, però i dati sicuramente dicono questo.